Allora, per tutti, attenti! Signore e signori, buongiorno. A nome dell'amministrazione comunale di Schio, rivolgo un cordiale benvenuto a tutti i presenti. In occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, vengono ora resi gli onori al gonfalone della città di Schio, decorato di medaglia d'argento al valor militare. Vengono ora resi gli onori alla bandiera della Repubblica Italiana. Attenti! Un caloroso, veramente caloroso saluto a tutti voi, le autorità civili e militari presenti, ai nostri cori, ai nostri musicisti che hanno suonato il nostro inno, a tutte le associazioni combattentistiche ed arma che sono presenti, a tutti quanti sono oggi qui in questa piazza. Alcuni di voi sono riusciti a stringere la mano. Una stretta di mano a ciascuno di voi, un grazie grande per essere qui con noi in questo momento. Sentiamoci insieme in questa piazza e sentiamoci insieme con molte altre piazze del nostro paese. Rafforziamo questo senso di comunità cittadina e nazionale. In questo senso però non possiamo poi non andare oltre i nostri confini e quindi guardare al mondo intero. E quindi io, prima di procedere con alcune riflessioni che voglio farvi, vi invito a un momento di riflessione che mi pare doveroso in questo momento che noi celebriamo una festa nei confronti di una parte del mondo, il Giappone, che in questo momento sta soffrendo un dramma a causa del terremoto e di tutte le cose che ne sono seguite. Attenti! Grazie. Siamo qui per dare quello che è stato chiamato il saluto al nostro paese. Saluto a un paese che è nato 150 anni fa. Questa è la bandiera di tutti gli italiani, di quelli che sono qui oggi, dei più piccini, dei più anziani, di chi ha una responsabilità, di tutti gli italiani, anche di quegli italiani che sono stati un po' freddi, hanno preferito non ricordarla, oppure addirittura in qualche occasione contestare questa ricorrenza. Per certi versi questo ha creato una discussione positiva, perché ci ha spinti a riflettere ancora di più su cosa oggi noi ricordiamo. Presi da tante cose, anche questo 17 marzo del 2011 sarebbe passato come una delle tante cose che ogni giorno ci arrivano e di cui ci occupiamo poco. Ci sentiamo certamente scledensi, ci sentiamo certamente veneti, ma ci sentiamo italiani. Ricordare perché è importante, lo abbiamo detto ancora e lo ripeto anche oggi, sapere da dove veniamo, per capire bene dove vogliamo andare. Ma questa convinzione è ancora più forte come sindaco di questa città, nel senso che chi rappresenta una città, sia esso sindaco o anche semplice consigliere comunale, chi rappresenta una comunità,
e per certi versi anche chi semplicemente vive in una comunità, deve conoscere e sapere la storia di questa comunità. Allora, se abbiamo motivo come italiani di celebrare questi 150 anni, abbiamo anche motivi fortissimi come credensi di celebrare questi 150 anni. Non solo perché lì c'è Piazza Garibaldi, qua c'è via Cavour e là c'è via Mazzini, ma perché, per esempio, qui c'è il monumento ai fratelli Pasini, che sono stati degli scredensi, che hanno avuto un ruolo importantissimo nel Risorgimento, a fianco a Daniele Manin a Venezia, poi in Parlamento a Firenze, quando c'è stata l'unità italiana. Per venire qui siamo passati davanti alla casa natale di Alessandro Rossi e di suo fratello Giovanni, che fu nel governo provvisorio di Vicenza. Di là abbiamo via Fusinato e la casa natale di Arnaldo Fusinato, che fu un altro importantissimo, sia da un punto di vista intellettuale che da un punto di vista operativo, impegnato nelle guerre che portarono all'unità d'Italia. Gli scredensi parteciparono in modo molto attivo e molto significativo a questo processo. Non fu un processo che ci sia stato estraneo. Anche in questo periodo storico, per certi versi più che in altri, questa città fu protagonista, e quindi è pienamente coerente con la nostra identità di città oggi festeggiare questi 150 anni. Non è solo una cosa che facciamo sul piano formale, ma ne abbiamo come città pienamente, pienamente titolo. Il nostro bravissimo Presidente della Repubblica che abbiamo, Giorgio Napolitano, ha detto che dobbiamo celebrare e festeggiare il meglio di questi 150 anni. Indubbiamente in 150 anni c'è il meglio, ma ci sono anche cose che non vanno. Ci sono le luci, ci sono le ombre. Però noi qui siamo per celebrare le luci e per conoscere, impegnarci noi per superare le ombre. Celebrare l'unità non vuol dire, anche su questo voglio essere molto chiaro, non volere l'autonomia e il federalismo. Anzi, io sono uno strenuo sostenitore, non solo perché in questo momento faccio il sindaco, ma perché ne sono convinto, che la maggiore efficienza del nostro sistema pubblico passa per una vera e maggiore autonomia diversa, e lo devo dire chiaramente, da quella che ci sta arrivando, che non è per niente autonomia. Celebrare il passato non vuol dire guardare indietro, vuol dire avere chiare le nostre radici perché poi la pianta vada verso l'alto, e questo sta a noi. E direi che possiamo concludere e dire viva, viva veramente l'Italia, buon 150esimo anno e avanti per il prossimo futuro. Grazie. Il Presidente dell'Associazione Scredenze Giornalisti e Scrittori, signor Marco Sessa. Schio. La nostra città è ricca di testimonianze e di personaggi illustri che hanno contribuito alla storia del Risorgimento, alla storia dell'indipendenza e dell'unità del nostro paese. E riflettiamo sul nostro passato, perché un popolo che non ha memoria del proprio passato difficilmente avrà speranze per il proprio futuro. Il giovane storico, signor Andrea Savio. Il Risorgimento non fu costruito da gente sopra i 50, 60, 70 anni, ma furono soprattutto giovani, giovani ventenni, che costruirono il Risorgimento nelle tre guerre di indipendenza. Credo che oggi sia importante essere qui, perché è un compleanno della nostra unità, 150 anni che, come è stato detto in precedenza, sono stati fatti degli errori, degli sbagli, ma è stata costruita una nazione e tutti i paesi europei festeggiano, quindi credo che anche per l'Italia sia importante festeggiare oggi. Io voglio, anzi non credo, voglio proprio che la speranza dei prossimi anni nei giovani riemerga forte, come è stata nei primi anni dell'unità e anche negli anni successivi. Grazie.
il lancio dei palloncini. A voi la banda. Tutti, attenti!